E queste erano le immagini dei giocatori del Milan in partenza per Reggio Emilia, dove domani sera sfideranno il Sassuolo. Come avete già visto e saputo in queste ore, non ci saranno Rebic e Origi. Pazzesco, lo so, fino a questa mattina erano addirittura indicati come possibili titolari. E dopo la rifinitura di questa mattina è arrivata la doccia fredda. La brutta notizia per Stefano Pioli, per i tifosi del Milan, perché verranno a mancare due pedine importantissime come Ante Rebic per un problema alla schiena e Origi per un'infiammazione. Quindi sono queste le motivazioni che filtrano dal Milan per le assenze dei due attaccanti. Naturalmente spiace soprattutto per Origi perché era candidato ad un posto da titolare contro il Sassuolo, lui che non ha mai giocato da titolare e quindi è costretto a fermarsi nuovamente perché, sapete, precedentemente stava recuperando da un problema muscolare. Questa volta si tratta di un'infiammazione. Problema alla schiena invece per Rebic, anche lui era indicato come titolarissimo contro il Sassuolo, purtroppo Mister Pioli ha dovuto rinunciare ai due attaccanti, non sono partiti nemmeno per Reggio Emilia. Attenzione però anche alla sorpresa in difesa, perché c'è la possibilità che Mister Pioli schieri Kjær dal primo minuto e non Gabbia. Ci potrebbe essere sicuramente una staffetta tra il danese e il giovane difensore italiano. Potrebbe partire dall'inizio Kjær che non gioca da tantissimo tempo, poi potrebbe dopo subentrare Gabbia. Sono delle scelte che l'allenatore sta pensando in queste ore, però come avete visto tante novità, soprattutto in vista della partita di domani sera. Dovrebbe esserci anche un cambio a centrocampo con Pobega che va verso l'esordio dal primo minuto, sulla tre quarti appunto. Escluso Rebic per infortunio, c'è Leao confermato così come Giroud, dovrebbe rientrare invece Brahim Diaz come trequartista. Questi dovrebbero essere i cambi di Mister Pioli in vista della partita di domani sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Quindi diciamo che ci sono un po' di variazioni rispetto a quello che avevamo annunciato nei video precedenti a causa di questi problemi fisici che sono ovviamente inaspettati, perché Mister Pioli stava facendo delle prove con Origi e Rebic, purtroppo hanno alzato bandiera bianca e non sono stati nemmeno convocati per Reggio Emilia. Oggi è stata anche la giornata di Thiot, visite mediche in mattinata, poi idoneità, successivamente la firma sul contratto. Giocatore che poi mi metterò alla fine di questo video, tutta la trafila, insomma, che ha fatto Thiot dallo sbarco a Linate, le visite questa mattina, l'idoneità sportiva, insomma, tutte le immagini relative al difensore tedesco che arriva dallo Schalke per 6 milioni più bonus. Firmerà un contratto di 5 anni, dovrebbe essere addirittura inferiore al milione di euro l'anno per il 21enne tedesco. Dalla Germania dovrebbe arrivare anche Vranckx. Il Milan ha formulato l'ultima offerta di 12 milioni di euro, naturalmente prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Vedremo se quest'ultima offerta verrà accettata dal Fosburg che aveva preso Vranckx, centrocampista bravo nel pressing, bravo dal punto di vista anche fisico. Il Milan sta mettendo le mani su due giocatori molto fisici, molto bravi dal punto di vista del pressing, della copertura della difesa. Ovviamente un difensore è normale come Thiot. Mentre per Vranckx si tratta comunque di caratteristica che il Milan stava cercando di prendere sul mercato con altre tipologie di giocatori, alla fine ha deciso di andare su questo ragazzo molto interessante, a 19 anni, papà senegalese, mamma finlandese, mi sto riferendo naturalmente a Thiot. Per quanto riguarda invece Vranckx, giocatore belga che comunque va a mettere all'interno della rosa di Pioli comunque caratteristiche che il Milan cercava a centrocampo, quella della fisicità. Sicuramente
Si tratta di due giovani interessanti, ripeto, due ragazzi molto interessanti che fanno parte anche delle rispettive nazionali, una tedesca e l'altra belga, e dunque il Milan dovrebbe concludere il mercato con questi due innesti finali, dopo Origi, dopo Adli e dopo De Ketelaere. A proposito di centrocampo e di Vranks, oggi c'è stato anche un incontro in sede a casa Milan con gli agenti di Bakayoko. L'incontro è servito per chiarire ulteriormente la situazione del giocatore francese, che dovrebbe lasciare il Milan. Si sta parlando addirittura di risoluzione del contratto, vediamo se arriverà. Il Monza è molto interessato a Bakayoko, non è l'unica squadra, ci sono anche delle soluzioni all'estero. Si è fatto avanti il Newcastle sul francese Bakayoko, anche il Lione, soluzione in Francia. Vediamo cosa sceglierà. Nelle prossime ore potrebbe arrivare quindi la scelta finale definitiva di Bakayoko. Ripeto, incontro in sede oggi a casa Milan tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Bakayoko. Come avete potuto capire, è stata una giornata ricchissima di eventi. L'infortunio a Rebic, l'infortunio a Origi, anche se si tratta di un dolore alla schiena e di un'infiammazione. La partenza del Milan da casa Milan per Reggio Emilia, quindi per la partita contro il Sassuolo, quindi i convocati, e poi le notizie di mercato con le visite mediche di Thiot, l'arrivo molto probabile di Vranks, dove il Milan sta parlando, sta dialogando in maniera molto fitta con il Wolfsburg per chiudere questa operazione in prestito con diritto di riscatto, e l'incontro per Bakayoko. Quindi giornata di lunedì pienissima di eventi, pienissima di situazioni da monitorare, senza dimenticare che domani sera il Milan sfiderà la squadra neroverde. L'ultima volta che il Milan ha incontrato il Sassuolo è stato il 22 maggio 2022, con quel successo per 3-0 che ha regalato lo scudetto al Milan, il 19esimo scudetto della storia del Milan dopo 11 anni di attesa. Il numero 11 è rimasto impresso perché sono stati gli anni di attesa per tornare ad esultare nuovamente. Ma naturalmente lo scudetto numero 19, e il Milan si augura che in questa stagione possa arrivare anche quello numero 20, ma ci sarà da lottare e da sudare fino alla fine. Vi lascio ora con le immagini dell'arrivo ieri sera all'Inate di Thiot e delle visite di questa mattina di Thiot, il difensore tedesco di 21 anni che il Milan ha preso per circa 6 milioni dallo Schalke. Quindi carrellata di immagini finali per chiudere il video proprio con il nuovo acquisto Thiot. Fermi. Ciao Marico. Dietro per favore. Ciao Malik! Spostate, quando finisce facciamo il fuoco, ok? Sì, però riprendi. Sì. Ciao. Forza. Ok, dopo, adesso andiamo di qua, scusa. Dopo. Dico dopo.